Gian Agnesi è una terrazza splendida sul Colosseo, su uno dei monumenti più visitati al mondo, però purtroppo oggi è anche relegata a un ruolo di parcheggio, sicuramente quindi un ruolo che non gli compete rispetto al ruolo che potrebbe avere. Per questo motivo abbiamo deciso di pedonalizzare quest'area molto preziosa della nostra città, che appunto nei prossimi mesi diventerà fruibile da pedoni e biciclette senza l'intralcio delle automobili, senza l'intralcio anche visivo delle automobili, perché come potete vedere alle mie spalle praticamente la vista del Colosseo è oscurata dell'automobile, un qualcosa che non è più concepibile in nessuna città d'Europa e ancora di più in una città come Roma, dove c'è un patrimonio culturale enorme. Quest'area poi ovviamente è già servita dal trasporto pubblico, c'è la fermata della metropolitana, quindi veramente mancava un ultimo tassello fondamentale per renderla veramente vivibile per i cittadini, e quindi tra qualche mese potrete ammirare questa, ripeto, terrazza stupenda senza l'intralcio delle automobili e quindi con un maggiore spazio anche di socialità tra i cittadini, per i turisti e così via. Non vogliamo che quest'area, una volta pedonalizzata, diventi terra di nessuno, quindi ci sarà una forte cooperazione con la polizia locale, con l'assessorato al commercio e al turismo, ovviamente per combattere l'abusivismo, per combattere i venditori abusivi, che ovviamente sono una piaga che non possiamo assolutamente tollerare. Quindi appunto vedete il potenziale di un'area come questa, che potrà assolutamente rinascere, perché non sarà più soffocata dalle automobili, dai motorini e così via, e quindi sarà fruibile liberamente dai cittadini. Ovviamente questo intervento si mette anche a sistema con un'altra iniziativa, un altro progetto importante che stiamo portando avanti in maniera molto determinata, è quello di dedicare una corsia di via Labicana, che oggi è utilizzata dalle automobili, al trasporto ciclabile e alla mobilità pedonale. Lo stesso faremo anche su via di San Gregorio, che oggi è preda dei bus turistici, del caos, del traffico. Una corsia di via di San Gregorio, quella più vicina al colle, sarà dedicata anche qui, in questo caso, al trasporto ciclabile e pedonale. Ovviamente, ripeto, sono aree preziose nel cuore della città che non possono più essere condannate a vivere soffocate dal traffico, e devono avere una vocazione in primis sociale per i nostri cittadini, per i cittadini che vogliono godere delle bellezze della propria città, e poi ovviamente anche dei turisti.